Ora Gioca Aosta 2019, un'edizione da record, 25.000 le presenze e tanti gli altri indicatori numerici in crescita. Scopriamoli insieme nel servizio. Gioca Aosta ha portato lavoro? Sì, sicuramente. Abbiamo già visto gli anni scorsi che è comunque una manifestazione molto bella, organizzata molto bene e che fa arrivare tanta gente anche da fuori valle. Quindi con la scusa di visitare il centro e di divertirsi in un modo un po' alternativo, qualcuno ne approfitta per portare a casa un pensierino. C'è stata molta gente, molto interessante, è stato un bel evento. Gioca Aosta ha portato lavoro? Assolutamente sì, ha portato un bel lavoro. C'è stata parecchia gente? Sì, sì, sì. Evviva queste manifestazioni che arricchiscono anche i commercianti, che c'è un po' di crisi e quindi durante l'estate, se si fanno delle cose, è positivo per tutti quanti. Gioca Aosta è un indotto importante per i bar e gli esercizi di ristorazione del centro. Una 4 giorni di divertimento che ha contagiato la città con numeri in forte crescita. Per il coordinatore della manifestazione, Davide Jacot, è tempo di bilanci. È entusiasmante, quest'anno stiamo ancora aspettando i numeri definitivi dei rilevatori, ma abbiamo superato probabilmente le 25.000 presenze, la ludoteca ha girato a pieno ritmo, gli eventi hanno davvero raggiunto numeri record, dai 1.200 partecipanti alla caccia al tesoro alle centinaia di iscritti alle attività. Siamo davvero felicissimi, adesso stanchi ma entusiasti per quello che è successo. E si pensa già all'anno prossimo? Sì, è un momento estremamente fertile quello di Gioca Aosta per programmare l'anno successivo, il momento in cui tutte le energie sono presenti in piazza e quindi la lista dei desideri, la lista delle imprecisioni, delle idee per l'anno prossimo è in questo momento che viene creata e quindi siamo già proiettati sulla 12ª edizione per il prossimo anno. 7 le offerte di lavoro provenienti questa settimana dal settore pubblico.